Bene, ragazzi e amici, bentornati. Continuiamo a parlare del declino del papato nel 300, nel 400, della perdita da parte del papato della sua funzione universalistica. Vorrei dire due parole, però, se mi consentite, sulla mia gattona, sulla gatta Sophie. Non la state vedendo in queste ultime lezioni, però ecco, purtroppo ha avuto un incidente, si sta riprendendo, deve portare il collare. Se avete visto le prime due video lezioni di questo argomento, avete visto che io vi ho fatto salutare da Sofì, come spesso faccio all'inizio della lezione, però Sofì aveva il collare, insomma non stava molto bene, quindi ho preferito lasciarla a riposo, d'accordo? Non coinvolgerla nelle mie lezioni, in queste mie lezioni, perché appunto deve portare il collare. Ha avuto un piccolo infortunio, quindi la lasciamo in pace e tuttavia sicuramente tornerà presto, una volta guarita, la mia gattona Sofì, che tante volte ci ha augurato buona fortuna all'inizio delle nostre lezioni, la mia partner, la mia mascotte in questo ciclo di video lezioni. Abbiamo visto la scorsa volta come si innesca nel 1378 lo scisma d'Occidente, o grande scisma d'Occidente, si chiama così, in analogia con lo scisma d'Oriente, in cui la Chiesa ortodossa russa si era separata dalla Chiesa occidentale. E invece questo viene chiamato scisma d'Occidente perché avviene all'interno della Chiesa cattolica occidentale, naturalmente, però viene chiamato così ovviamente in analogia col precedente scisma d'Oriente, lo scisma ortodosso. Allora abbiamo visto che l'ultimo papa francese residente ad Avignone torna a Roma nel 77, poi ricordate viene eletto in un combattutissimo e controverso conclave che dura molto tempo. Un papa romano, non nel senso che è romano, infatti era barese, ma nel senso che era un papa che voleva restare a Roma e non tornare ad Avignone. Abbiamo visto che i cardinali o i re di Francia non accettano questo, così come gli Angioini, cioè i re di Sicilia, e che poi diventano re di Napoli, gli Angioini nel sud Italia, e quindi eleggono un altro papa, considerando l'elezione del papa che vuole restare a Roma, del barese Urbano VI, considerando una elezione illegittima. Vi ricordate perché? Perché i francesi sostengono che Urbano VI sia stato eletto su pressione, d'accordo, su pressione della plebe romana che voleva un papa che restasse a Roma, aveva circondato il conclave, aveva tagliato i viveri, aveva minacciato i cardinali. Non so come sarebbero usciti da lì se avessero eletto un papa francese. Non avevano neanche tutti i torti i francesi. Quindi Urbano VI se ne resta a Roma, all'interno del territorio degli Angioini, del Regno di Napoli, viene eletto un altro papa, cioè un papa francese, lo chiamiamo papa avignonese perché riporta la sede del papato ad Avignone. E qui si inizia nel 1378, ma si va avanti per circa 40 anni, anche quando muoiono il primo dei papi romani e il primo dei papi avignonesi in questo scisma d'Occidente, vengono eletti dei successori, numerosi successori, in ognuna delle due linee, d'accordo, delle due linee papali, una cosa piuttosto scandalosa. Quindi abbiamo diversi papi che stanno a Roma, diversi papi che stanno ad Avignone. La cristianità occidentale si divide, d'accordo, in questo scisma d'Occidente. Abbiamo, attenzione, abbiamo regni dell'Europa che vengono detti di obbedienza romana perché riconoscono il Papa di Roma, ok? C'è quindi una divisione tra i vari regni, alcuni accettano il Papa di Roma, alcuni sostengono il Papa avignonese. Il Papa romano, cioè i regni di obbedienza romana, regni oppure anche repubbliche, comuni, eccetera, signorie, sono la maggior parte dell'Europa, in particolare appoggiava il Papa romano
l'imperatore di Germania, che comunque aveva ancora un ruolo, no? L'imperatore di Germania e tutti gli stati tedeschi. Appoggiava il Papa romano l'Inghilterra, anche perché l'Inghilterra, lo vedremo in un successivo argomento, stava combattendo contro la Francia nella guerra dei Trent'anni, quindi è ovvio che l'Inghilterra si mette contro il Papa avignonese, il Papa dominato dal re di Francia, d'accordo? Ma anche tutti gli stati italiani del centro-nord Italia, i comuni, le repubbliche, Genova, Venezia, le signorie, gli stati regionali, i ducati e così via. Così come tanti altri stati, tanti altri regni in Europa appoggiano il Papa romano, non so, il Regno d'Ungheria, il Regno di Boemia, il Regno di Polonia, il Ducato d'Austria, d'accordo, e così via, il Regno di Danimarca, eccetera, cioè la stragrande maggioranza delle entità politiche dell'Europa è di obbedienza romana, cioè riconosce come valido il Papa romano. Tuttavia il Papa avignonese, francese, cioè quelli che erano di obbedienza avignonese, erano comunque degli stati significativi. Beh, ovviamente la Francia, che si è impossessata di questa linea della Chiesa, però attenzione, anche gli Angioini, il regno di Sicilia, che poi ricordate diventa regno di Napoli perché gli Angioini trasferiscono la capitale da Palermo a Napoli, ma non importa, nel regno di Sicilia e di Napoli, quindi gli Angioini nel regno di Napoli, e poi insomma chi altro? Bah, la Scozia, d'accordo, la Scozia, giusto perché la Scozia detesta l'Inghilterra, non si vuole far conquistare l'Inghilterra, quindi anche la Scozia, cioè. Però attenzione, dopo un certo tempo il Papa avignonese viene appoggiato anche dalla Spagna, d'accordo? Dalla Castiglia. Quindi non è che siano indifferenti le entità politiche europee che appoggiano il Papa avignonese. Abbiamo questo grande scandalo, che continua dopo il periodo avignonese, che già era una cosa scandalosa. Abbiamo lo scisma d'Occidente, due papi contemporaneamente, l'Europa si divide, si appoggia l'uno, si appoggia l'altro. La cosa è veramente vergognosa perché, insomma, questo scisma non è determinato da motivazioni teologiche, da motivazioni ideologiche, da motivazioni dottrinali. Non è una questione di dottrina, capite? È soltanto una questione di potere. È soltanto una questione di potere. Ognuno appoggia un papa o l'altro papa semplicemente per calcoli di potere. Non vi sono mica discussioni di tipo dottrinale, teologico. È uno scisma che non si basa su motivazioni teologiche, ma soltanto su lotte di potere. Per esempio, ho già detto, è del tutto chiaro che Francia e Inghilterra, che sono in guerra tra loro nella lunga e durissima guerra dei 100 anni, ognuno si sceglie un papa diverso, capite? Cioè è motivata la scelta del papa avignonese o papa romano da Francia e Inghilterra semplicemente dal fatto che stanno combattendo, non da altre motivazioni, non da motivi teologici, ideali, eccetera. La Francia vuole un papa francese che benedica i francesi nella guerra e scomunichi gli inglesi. Gli inglesi si appoggiano ovviamente all'altro papa che sta dalla parte degli inglesi contro i francesi e così via. Abbiamo già visto che i re di Napoli stanno insieme alla Francia perché gli Angioini sono francesi e imparentati con i re di Francia, che la Scozia sta da una parte semplicemente perché è contro l'Inghilterra e così via. Insomma, è una situazione piuttosto assurda e il mondo cattolico cerca di risolverla, d'accordo? Per risolvere questa situazione assurda viene convocato un concilio, d'accordo? Viene convocato un concilio a Pisa, ok?
viene convocato un concilio a Pisa. Il concilio di Pisa è del 1409, quindi abbiamo lasciato il 300, siamo arrivati al 400. Come avete visto nelle vicende della Chiesa, abbiamo iniziato dalla fine del 200, da Celestino V e da Bonifacio VIII. Allora, c'è il concilio di Pisa. Qual è l'idea di moltissimi cattolici, di moltissimi cardinali, ma anche di molti sovrani in Europa? Che per far terminare questa situazione indegna all'interno della Chiesa, per poter riformare la Chiesa e riportarla a più sani principi e costumi, sia necessario che non un solo uomo, il Papa, governi la Chiesa, bensì un gruppo, cioè il Concilio. Il Concilio di Pisa propone di mettere se stesso, d'accordo, cioè il concilio, a capo della Chiesa. Cioè l'idea è che la Chiesa non debba essere governata, guidata solo dal Papa, secondo la dottrina dell'universalismo papale, ma debba essere la Chiesa governata da un concilio. Il Papa continua ad avere ovviamente molti poteri, però il Papa deve sottomettersi al Concilio. Il Concilio, non il Papa, deve guidare la Chiesa, deve essere a capo della Chiesa. Questa viene vista come condizione necessaria per poter riformare la Chiesa. Questa dottrina, che sostiene che il Concilio debba governare, debba essere superiore al Papa, si chiama conciliarismo. D'accordo? Conciliarismo è il nome di questa idea, di questa dottrina. Il Concilio di Pisa purtroppo non serve a niente, d'accordo? Perché? Che succede? Il Concilio di Pisa ordina la deposizione di entrambi i papi, sia il Papa Romano sia il Papa Avignonese, cioè il Concilio di Pisa dice ai due papi di dimettersi entrambi, sia quello Romano sia quello Avignonese, ed elegge un terzo papa. D'accordo, diciamo numero 3. Piccolo problema, i due papi non ne vogliono sapere di dimettersi, né il Papa Romano né il Papa Avignonese si dimettono e quindi non abbiamo risolto niente se non eleggere un terzo papa. Ok, un terzo papa, una cosa completamente assurda. Un terzo papa, quello è ovviamente che è un papa conciliarista, viene eletto perché accetta di sottomettersi al concilio. Questo terzo papa poi dopo qualche anno si dimetterà anche lui perché dirà: io non sono certo stato eletto per avere un papa in più, io dovrei essere stato eletto, ma la condizione della mia elezione è che gli altri due decidano di dimettersi. Siccome non lo fanno, dopo qualche anno anche questo terzo papa nominato dal Concilio di Pisa si dimette. Quindi il Concilio di Pisa non è servito assolutamente a niente. L'idea conciliarista però continua, d'accordo, e riesce a prevalere, questa volta nel Concilio di Costanza. Costanza, città tedesca, d'accordo, che oggi è al confine con la Svizzera, d'accordo? Concilio di Costanza, il Concilio di Costanza, pensate, nel 1414 durerà molto a lungo, ci saranno discussioni prolungate, succederanno anche altre vicende che vedremo tra poco. Si conclude dopo ben 3 anni, nel 1417, altri storici sostengono nel 1418. Il Concilio di Costanza, pensate, come succedeva nei primi secoli del cristianesimo durante l'Impero Romano d'Occidente o come è successo a lungo durante l'Impero Romano d'Oriente, il Concilio di Costanza non viene indetto da un papa ma dall'imperatore, ok? Ricordate che anche gli imperatori romani d'Occidente o quelli di Oriente erano loro a convocare i concili nei primi secoli del cristianesimo, però a Bisanzio è successo anche molto più a lungo. Quindi prende l'iniziativa l'imperatore. L'imperatore di Germania in quel momento è un altro della dinastia dei Lussemburgo. Ricordate che abbiamo già nominato questa dinastia, Sigismondo di Lussemburgo. L'imperatore di Germania, Sigismondo di Lussemburgo, decide di prendere l'iniziativa insieme naturalmente a una buona parte del mondo cattolico
convoca questo concilio a Costanza, concilio che deve far prevalere il conciliarismo, d'accordo? Il conciliarismo. E questa volta, guardate che dopo molte discussioni, 3 anni passano, nel 1417 questo avviene, ok? Viene eletto anche qui un nuovo papa, un terzo papa, diciamo così, Martino V. Ma questa volta l'iniziativa ha successo, perché a differenza del Concilio di Pisa, entrambi gli altri due papi si dimettono. Il Papa romano lo fa subito, il Papa avignonese resiste per un paio d'anni, ma poi, attenzione, si dimette anche lui, ok? E prima ancora di dimettersi, il Papa avignonese viene comunque abbandonato dai regni che lo appoggiavano, e quindi ci si mette d'accordo. Papa Romano e Avignonese si dimettono, finisce lo scisma d'Occidente, il grande scisma d'Occidente finisce nel 1417, c'è un solo papa, Martino V, che ovviamente però accetta il conciliarismo, accetta quindi di sottomettersi al concilio. Voi direte: oh, finalmente i problemi della Chiesa sono finiti. E invece no, ci sarà un altro problema successivo. Prima di parlare del successivo problema della Chiesa, dobbiamo però guardare con attenzione un'altra vicenda che accade durante il Concilio di Costanza e degli avvenimenti collegati a questa vicenda. Il Concilio di Costanza si occupa anche di una eresia, attenzione, che si è diffusa enormemente in Boemia, Regno di Boemia, Praga. Il capo di questa eresia, che era uno studioso, d'accordo, un intellettuale, un teologo, si chiama Jan Hus. Ok? Cioè, da tempo in Boemia si era diffusa un'eresia, si era diffusa enormemente, la maggior parte dei boemi, dei cechi, aveva aderito a questa eresia e venivano chiamati ussiti, proprio perché erano seguaci di questo teologo, di questo riformatore di Praga. Janus era di Praga in Boemia e c'era questa eresia. Che cosa sostenevano gli ussiti? Fate attenzione, Jan Hus riprende le idee di un altro pensatore considerato eretico che era vissuto un po' di tempo prima. Seguitemi con attenzione. Questo pensatore riformatore della Chiesa era un inglese che si chiamava John Wycliffe. Allora, attenzione, John Wycliffe, potete trovarlo scritto con una F, con due F o anche con la E finale dopo le due F, esatto. Non importa, la grafia dei nomi propri, dei cognomi all'epoca e anche per lungo tempo dopo quest'epoca, era per lungo tempo a venire, era controversa, era variabile. Che voi lo trovate scritto con una F, con due F o con due F e una E, non importa, sempre lui è, ok? Non sottilizziamo. John Wycliffe, che non si pronuncia comunque John Wycliffe, non si pronuncia Wycliffe, si pronuncia Wycliffe. Intendo dire che Wycliffe a Londra, intorno al 1380, era stato alla base di idee eretiche di una dottrina che influenzò direttamente Jan Hus, d'accordo? Hus e gli Ussiti riprendono più o meno inalterate le idee di John Wycliffe. Quindi abbiamo a che fare con nuove eresie. Voi direte: abbiamo visto le sue lezioni precedenti, ma quante eresie ci sono state nel corso della storia della Chiesa nel Medioevo? Ma tantissime. Abbiamo visto, no? Ricordate le eresie del decimo e undicesimo secolo, ve lo ricordate? E quelle poi del dodicesimo secolo, cioè sono moltissime queste eresie, e quelle del tredicesimo secolo, cioè ne abbiamo viste tante di eresie, e le eresie continuano a
a esistere. Il quadro fasullo di una chiesa cattolica nel Medioevo che sarebbe stata stabile, che sarebbe stata granitica, che sarebbe stata accettata da tutti, senza molti scismi, molte eresie, eccetera, è un quadro assolutamente inaccettabile. Si tratta di un'invenzione propagandistica. La Chiesa cattolica, sin dalla sua origine, è stata squassata da eresie, da persone che hanno detto: io in coscienza la penso in un altro modo. Quindi ritornano le eresie e ritornano in maniera simile a quelle che erano. Vi ricordate Valdo e Valdesi? John Wycliffe in fondo aveva delle idee simili a quelle dei Valdesi. Infatti, sia i Valdesi, sia Wycliffe, sia Hus, Janus, sono sicuramente degli anticipatori di Lutero e della riforma protestante. Le loro idee anticipano e sono del tutto coerenti con la riforma protestante, d'accordo? Wycliffe e Hus pensavano che la Chiesa dovesse essere povera, dovesse essere sobria, d'accordo? Come dicevano appunto i riformatori eretici precedenti, ricordate Valdo, francese, il francese Valdo, il capo, il leader dei Valdesi, l'iniziatore dell'eresia. Dei Valdesi. Wycliffe e Hus, esattamente come i Valdesi, dicevano che quindi la Chiesa doveva essere povera, doveva essere spoglia, doveva occuparsi soltanto di questioni spirituali, non doveva possedere ricchezze e doveva eliminare tutte le cerimonie o i riti che Wycliffe e Hus consideravano idolatrici. Cioè, doveva abolire le processioni, le immagini sacre, le statue, le reliquie dei santi e anche i santi, d'accordo? La venerazione per i santi. Ma attenzione, la cosa più tipica di Wycliffe e Hus è il fatto che loro, ma anche qui erano stati anticipati da Valdesi o altri, negavano la contrapposizione tra i laici, il laos, in greco laos, il popolo, e gli ecclesiastici. Cioè, dal loro punto di vista, la Chiesa era la Chiesa dei fedeli, dei singoli fedeli. Non c'era nessun bisogno che alcuni di questi fedeli avessero una posizione privilegiata, diventassero preti, diventassero papi, diventassero vescovi, d'accordo? Quindi John Wycliffe era contrario proprio all'esistenza di ecclesiastici, all'esistenza di gerarchia ecclesiastica. I preti, i vescovi, in generale tutti gli ecclesiastici, secondo Wycliffe e anche secondo Hus, non dovevano esistere, d'accordo? La Chiesa è etimologicamente l'ecclesia, cioè ecclesia significa assemblea, cioè l'insieme di tutti i fedeli, l'insieme di tutti i cristiani, senza bisogno assolutamente di gerarchie, di preti, di una casta di ecclesiastici separata e che avesse privilegi rispetto al resto dei cristiani, d'accordo? Wycliffe diceva che bisognava tornare. E anche questo, dicevano i Valdesi o altri eretici che abbiamo visto prima, al messaggio originario della Bibbia, che è semplice. Tutti possono interpretare la Bibbia, diceva Wycliffe, perché deve essere la Chiesa a dare l'interpretazione autorizzata e imporre l'interpretazione. Tutti possono prendere in mano la Bibbia, il Vangelo e leggere direttamente, d'accordo, in maniera diretta, le dottrine, l'annuncio, la rivelazione di Gesù Cristo e degli altri profeti, di San Paolo, eccetera. Tutti possono farlo direttamente e anche i laici possono predicare, anzi, per loro dovevano esistere soltanto i laici, la struttura ecclesiastica doveva essere abolita, quindi ovviamente si tratta anche di tradurre dal latino, dal greco, dalla Vulgata di San Girolamo, in latino, che era l'unica versione accettata dalla Chiesa Cattolica della Bibbia, tradurre la Bibbia dal latino alle lingue volgari affinché tutti potessero attingere direttamente al semplice messaggio
della Bibbia leggendolo direttamente. La stessa cosa avevano fatto i Valdesi, che avevano tradotto la Bibbia in francese e la tenevano nascosta spesso, a volte erano Bibbie piccolissime, la tenevano nascosta perché se venivano scoperti, ovviamente, non era permesso. Pensate che all'epoca non era permessa ai cattolici la lettura diretta della Bibbia, non si poteva. La Chiesa cattolica era contraria. E comunque non si poteva tradurre nelle lingue volgari, quindi chi sapeva leggere il latino erano pochissime persone, d'accordo? E infatti la Bibbia da Janus e dagli Ussiti viene tradotta anche nella lingua ceca, d'accordo? Nella lingua volgare. Allora, Wycliffe sarà la base anche di una rivolta importante nel 1381 da parte dei contadini, cioè ci saranno contadini, lui è solo uno studioso, è Wycliffe, uno che sta sui libri. Non un agitatore o un rivoluzionario, però le sue idee in Inghilterra provocarono un'importante rivolta da parte di un movimento di contadini che si chiamava Lollardi. Lollardi, a cui capo, attenzione, a cui capo si mise un rivoluzionario che si chiamava John Ball. Ball come palla. Ok? La cosa importante di questa rivolta è che questa rivolta si fa in base ad una visione ovviamente molto estremizzata delle idee di John Wycliffe, che è vero e proprio comunismo, socialismo evangelico, chiamiamolo proprio comunismo evangelico. Abbiamo già visto in passato che molte eresie, ma anche molti ordini religiosi che vengono accettati dalla Chiesa, come i francescani, ponevano alla propria base il pauperismo, l'esaltazione della povertà, una vita in povertà, la richiesta che anche la Chiesa diventasse povera. Ma qui, più che pauperismo, le idee di John Wycliffe, ma anche dei suoi seguaci Lollardi guidati da John Ball, erano proprio diventate delle idee di comunismo, comunismo evangelico. Cioè, si tratta di eresie, fate attenzione, questo è molto importante, di eresie che non riguardano soltanto più aspetti dottrinali, l'interpretazione della Trinità, l'interpretazione di una frase della Bibbia, ma di eresie che hanno un risvolto politico, sociale ed economico. Questo è molto importante. Cioè eresie che non si fermano al dato teologico, ma che scatenano rivolte con connotazioni politiche, sociali ed economiche. Hanno un risvolto politico, sociale ed economico. Queste eresie, d'accordo? Quelli leggono direttamente la Bibbia. Cosa trovano nella Bibbia? E non saranno gli unici a portare avanti un'idea di comunismo evangelico, di giustificare il comunismo in base alla lettera del Vangelo. Vedremo, ci saranno dopo di loro gli anabattisti, anche altri nel corso della storia, ne parleremo in seguito. Loro leggono che le prime comunità cristiane descritte negli Atti degli Apostoli praticavano la comunanza dei beni, c'era una sorta di comunismo. Per poter entrare nella comunità cristiana di Paolo, di San Paolo, bisognava dare tutti i beni alla comunità che venivano messi in comune, oppure vendere le proprie proprietà e dare i soldi del ricavato, appunto, lo stesso San Paolo e i capi della comunità, altrimenti non si poteva entrare. E addirittura c'è un punto cruento, gli Atti degli Apostoli. Anania e Saffira, marito e moglie, mentono a Paolo e entrano nella comunità mantenendo delle proprietà private. Quando Paolo se ne accorge, li maledice e il Signore dall'alto li fa morire, anche se il testo degli Atti degli Apostoli non è chiaro, dicono che entrambi muoiono improvvisamente nel momento in cui Paolo chiede: ma avete delle proprietà, dei beni? Loro mentendo rispondono no, perché avevano voluto mantenere i loro beni prima di entrare, e vengono, muoiono all'improvviso. Una delle interpretazioni, Dio li fa morire dopo che San Paolo li aveva maledetti, d'accordo? Quindi era un comunismo, cioè loro leggono nella Bibbia che i primi cristiani non avevano il papa, non avevano i vescovi, non avevano il prete, non avevano
non avevano le processioni, non avevano le reliquie, non avevano certi sacramenti, mettevano tutto in comune, loro pensano di la Bibbia la interpretiamo noi, deve essere presa alla lettera, in maniera diretta, d'accordo? E quindi non è, attenzione, non è una stramberia, una follia. Quest'idea del comunismo, cioè che il cristianesimo all'origine avesse insegnato il comunismo, è un'idea che ha un fondamento. Se voi leggete nell'Evangelo come vivevano appunto in maniera comunista, con la comunanza dei beni, le prime comunità cristiane, d'accordo? Molti sacramenti non ci sono nel Vangelo, non sono chiaramente indicati, sono frutto di interpretazione. E infatti Ioannes oppure Wycliffe avevano dei dubbi anche nei confronti dei sacramenti. Quindi le idee di Wycliffe e Husserl vengono radicalizzate, diventano, d'accordo, diventano nelle mani di agitatori politici delle idee di stampo comunistico e delle idee radicali per cambiare la società. Questo è importante. Queste eresie non sono eresie come quelle, anche quelle di prima, i Valdesi, eccetera, in parte, ma soprattutto queste ancora di più, non somigliano alle eresie, capite, dei primi secoli del cristianesimo in cui ci si divideva per questioni teologiche, per questioni di dottrina, per questioni di ideologia, e la discussione restava confinata a pochi dotti, a pochi padri della Chiesa, a pochi personaggi molto colti. Queste eresie hanno un sottofondo e comunque delle conseguenze di stampo politico, sociale ed economico, perché vengono accolte da masse di contadini e di persone sfruttate che trovano in questa interpretazione del cristianesimo la base per delle rivendicazioni assolutamente materiali, d'accordo? Leggono nella Bibbia che c'era il comunismo alle origini e allora pensano. Traducono in pratica, capite, in un programma politico rivoluzionario queste cose. Pensano perché deve esistere il signore che non lavora, è ricco e invece chi lavora viene sfruttato. D'accordo? John Ball, il capo dei Lollardi, i Lollardi avevano un motto. Il motto era questo. Quando Adamo lavorava ed Eva filava, Adamo ed Eva, quando Adamo lavorava ed Eva filava, il signore dov'era? Si intende il signore feudale, d'accordo? L'aristocratico che guadagna senza lavorare. Quando Adamo lavorava ed Eva filava, il signore dov'era? Domanda retorica, non c'era. Non c'è il feudalesimo nella Bibbia. Non c'è scritto affatto che qualcuno non deve lavorare e deve prendere il lavoro degli altri, dei contadini, d'accordo, degli sfruttati, degli asserviti, ok? Non solo, loro leggono ovviamente che a seguito del peccato originale, del peccato della mela, del frutto proibito, che cosa fa il Signore, nel senso non del Signore feudale, che cosa fa Dio? Dio, ricordate, condanna, ricordate, condanna Adamo a lavorare, dirà col duro lavoro ti procurerai ciò che serve a sopravvivere, d'accordo? Con il duro lavoro lo condanna a lavorare per vivere e condanna a questo anche tutti i suoi successori. Ma i successori di Adamo siamo tutti, Adamo è il primo uomo, da lui deriva, da lui discende tutta l'umanità. E quindi, ovviamente, prendendo la Bibbia alla lettera, i Lollardi, seguaci di John Wycliffe in Inghilterra, ovviamente arrivano alla conclusione: tutti devono lavorare per vivere. Perché solo i contadini lavorano e tra l'altro viene rubato loro il frutto del lavoro? Cioè, e Dio ha condannato Adamo e tutti i suoi discendenti, cioè tutti noi, tutti gli esponenti dell'umanità, a lavorare per vivere, e invece c'è il signore feudale, c'è l'aristocratico, ma anche l'ecclesiastico che non lavora, d'accordo? E quindi loro vogliono addirittura, hanno un programma politico per abolire il sistema feudale.
cioè per fare una rivoluzione che assolutamente elimini lo stato di cose esistenti, l'assetto politico, sociale e economico e trasformi la società in una società comunistica in cui comunque tutti lavorano e non ci sono privilegiati e non c'è più il feudalesimo. Capite? Si tratta quindi di eresie che provocano rivolte sociali con programmi politici ed economici assolutamente rivoluzionari. Questa è l'importanza di tali eresie, ricordatevelo bene. John Ball promuove una rivolta dei contadini lollardi che riescono addirittura a conquistare Londra nel 1381 e a costringere il sovrano inglese a dare loro quello che loro chiedono, d'accordo? A ottenere delle misure in favore degli editti in favore dei contadini. Poco dopo però saranno sconfitti e saranno sterminati i lollardi, i contadini inglesi in rivolta 1381. Pensate, John Wycliffe addirittura, ritenuto responsabile di questa rivolta, pensate, viene riesumato dalla tomba, una cosa molto macabra, il suo cadavere viene tolto dalla tomba e viene impiccato da cadavere, d'accordo? John Wycliffe. Ok, le idee di John Lee Wycliffe passano, abbiamo visto, dopo qualche decennio, a Praga, nel regno di Boemia, Janus è a capo degli Ussiti, ok? Ussiti che hanno, attenzione, un'ala moderata, disponibile ad accettare un compromesso, ok? In cui loro vengono riconosciuti, l'ala moderata degli Ussiti dice: ci facciamo riconoscere, otteniamo la tolleranza religiosa, viviamo come vogliamo noi, però insomma non è che viene abolito, non è che viene abolito il regno, viene abolito il feudalesimo, viene abolita la proprietà privata. Però attenzione, all'interno degli Ussiti c'era anche un'ala radicale che, come vi ho detto, era comunistica, cioè pensava, non si accontentavano di praticare la loro religione, di essere riconosciuti, ma volevano non appunto un riconoscimento, non volevano soltanto praticare interiormente la loro fede, volevano trasformare il mondo attraverso una rivoluzione, eliminare i signori feudali, eliminare la Chiesa cattolica e ristabilire un comunismo. Quindi questa ala radicale era molto fanatica, d'accordo? Non accettava di poter convivere con i cattolici in Boemia. Allora, quindi gli Ussiti si indebolirono perché iniziarono in qualche modo a scontrarsi gli uni con gli altri all'interno, d'accordo? Allora, qual è il punto? Il punto è che gli Ussiti chiamavano se stessi fratelli boemi. Fate attenzione che questo è importante, abbiamo visto che queste eresie hanno una valenza politica. Nel caso dei Lollardi ispirati da John Wycliffe, la valenza era una valenza di classe, è un'eresia che è un tipo di cristianesimo che è quello dei contadini, che sostiene le richieste dei contadini. Nel caso, attenzione, degli Ussiti, che proprio per questo motivo si chiamano fratelli boemi, la valenza politica è una valenza, capite, nazionale, cioè si tratta di una chiesa che è una chiesa nazionale. Ricordate che una cosa del genere, cioè l'idea che la religione sia una religione, il loro tipo di cristianesimo, una religione identitaria. Cosa spiega la diffusione della religione ussita, dei fratelli boemi, appunto in Boemia, il fatto che la Boemia stava lottando per non essere inglobata dagli austriaci, per non essere germanizzata a forza, per non essere inglobata nell'impero germanico. Facevano parte ufficialmente dell'impero germanico, ma loro dicevano: non siamo tedeschi, non parliamo tedeschi, vogliamo l'indipendenza, ok? Non vogliamo che il re di Boemia, che viene eletto, diventi lo stesso re degli Asburgo d'Asia. Ho già detto, gli Asburgo d'Asia si fanno eleggere più volte re di Boemia e vogliono conquistare la Boemia. Quindi, capite, la diffusione di questa eresia ussita in Cechia, in Boemia,
si giustifica anche come uno strumento per cercare di ottenere la propria identità e la propria indipendenza rispetto alla Germania. Capite? Ha un valore politico. Diciamo, noi siamo ussiti. Ogni vero ceco, ogni vero boemo è ussita. Perché? Perché non è tedesco. Quelli che restano cattolici sono a favore dei tedeschi, d'accordo? Che ci vogliono sottomettere. Quindi capite, una religione, un'eresia che viene utilizzata come elemento di indipendenza, di autonomia, come elemento per rimarcare la propria diversità da chi vuole sottometterli. Ricordate che una cosa del genere abbiamo detto per i catari nella lingua d'oca, la diffusione degli albigesi, dell'eresia catara, aveva anche questa spiegazione. Noi siamo dicevano quelli della Provenza, la lingua d'oca, del Perigord, del Limosino, non era solo la Provenza. Loro dicevano, noi siamo diversi rispetto a quei barbari germani dei Franchi e ai Franchi di Parigi. Noi abbiamo una civiltà differente, molto più vicina alla civiltà romana, italiana, parliamo anche una lingua diversa, la lingua d'oc, invece la lingua d'oïl, non vogliamo essere parte della Francia. E quindi capite, lo sviluppo, il successo di un'eresia si spiega anche per questi motivi politici. L'eresia diventa un elemento identitario di un popolo, di una zona geografica, di un popolo, di una civiltà che non vuole essere sottomessa da qualcun altro, ok? Quindi l'idea che la regione ussita sia una regione nazionale, ok? Cioè che gli ussiti siano è la regione dei cechi, dei boemi, che li caratterizza proprio perché sono diversi dai tedeschi, come rimarcano questa diversità, non essendo cattolici, ma essendo ussiti. Spero di essermi spiegato. Cioè si inserisce l'eresia ussita all'interno di quel movimento che è il movimento della creazione delle chiese nazionali. Ok? Janus viene invitato per discutere, loro dicono per discutere le sue idee, al concilio di Costanza, d'accordo? Al concilio di Costanza di cui abbiamo parlato precedentemente. Allora, che cosa succede? Janus ha un salvacondotto dall'imperatore. Sapete chi è l'imperatore? Ve l'ho detto prima, che guida il concilio di Costanza, è Sigismondo di Lussemburgo. Sigismondo di Lussemburgo scrive a Janus dicendo: discutiamo tra noi, vieni al concilio, noi non ti ammazziamo, ti do la mia parola, d'accordo, la garanzia, hai un salvacondotto imperiale, d'accordo? Secondo voi Janus si fida dell'imperatore del concilio di Costanza? Ci va a Costanza oppure no? L'imperatore gli ha garantito, ha promesso che non sarà toccato, che non sarà arrestato, processato come eretico. Janus purtroppo si fida, d'accordo? Nel 1415 si reca a Costanza. Non appena arriva al concilio di Costanza, viene immediatamente arrestato, processato velocissimamente, senza permettergli di una difesa, senza permettergli di parlare, perché considerato un eretico, non aveva diritto di parlare, e viene poi bruciato vivo, d'accordo? A Costanza le sue ceneri vengono disperse nella campagna, e questa è la fine di Janus che si era fidato. Ma attenzione, abbiamo qui una chiesa cattolica, un imperatore che trasgrediscono un solenne giuramento, perché era stato garantito a Hus solennemente che non sarebbe stato ucciso, e invece avevano messo nero su bianco, chiesa e imperatore, qualcosa che poi hanno trasgredito. Si tratta di un tradimento, di un solenne giuramento della propria parola. Non è che con la morte, con l'uccisione di Janus, gli ussiti cessano di esistere in Boemia. Assolutamente il contrario, d'accordo? Quando arriva la notizia dell'uccisione a tradimento di Janus, gli ussiti esplodono ancora di più nella loro rivolta, rivolta che non può assolutamente essere fermata, d'accordo?
non può essere fermata. È vero che gli Ussiti si combattono anche tra loro, però la loro fortuna è che l'ala radicale viene sconfitta, vince l'ala moderata degli Ussiti, quella che non vuole cambiare il mondo, vuole solo essere tollerata per praticare la propria religione. E loro ottengono la tolleranza. La rivolta è impossibile da domare, ormai la maggior parte dei ceti dei boemi sono diventati ussiti. Nel 1433 abbiamo il riconoscimento ufficiale della Chiesa Nazionale Boema, cioè la Chiesa Ussita, Chiesa Nazionale Boema. Si tratta ovviamente di un compromesso, cioè il re de Boemia resta cattolico e resta uno dei sette elettori imperiali. Ricordate, uno dei sette che eleggeva l'imperatore di Germania, parte dell'impero germanico. Quindi il re resta cattolico, però accanto alla Chiesa cattolica si costituisce, viene tollerata, viene riconosciuta ufficialmente nella sua esistenza, nella sua libertà di coscienza e di culto, anche la Chiesa Nazionale Boema degli Ussiti. Questo è di grande importanza perché si tratta, attenzione, di uno dei primissimi e pochissimi casi di tolleranza religiosa nell'Europa che è ancora medievale, che ancora per poco si trova ufficialmente nell'età del Medioevo, d'accordo? Chi vuole essere cattolico è cattolico in Boemia, chi vuole essere ussita è ussita. Si tratta probabilmente della prima volta in assoluto. Ricordate che gli eretici vengono sempre sterminati, repressi, incarcerati, eccetera, non vincono mai. Si tratta della prima volta in assoluto, dopo secoli e secoli di eresie eliminate con la forza, di un'eresia che invece vince, che viene riconosciuto ufficialmente dal Papa, dall'imperatore, il re di Boemia, e riesce a continuare a esistere e ad essere tollerato, d'accordo? Molti potrebbero dire che non è proprio il primissimo caso, perché in Bosnia, si parla poco della storia dei Balcani medioevo, già da secoli esisteva una variante del catarismo della religione catara, che veniva praticata tranquillamente. È vero, però in Bosnia comunque la Chiesa cattolica non riconobbe mai quella variante del catarismo, d'accordo? Semplicemente i bosniaci in rivolta non furono repressi dagli ungheresi, che avevano altri problemi, eccetera, e quindi quell'eresia continuò tranquillamente a prosperare. Però attenzione, il catarismo di Bosnia non fu mai accettato ufficialmente, però nei fatti ebbe successo e andò avanti per secoli. Quindi non proprio l'unica eresia che ha successo, perché c'erano anche i catari di Bosnia prima di loro, però l'unica eresia che davvero viene ufficialmente accettata in un regime di tolleranza religiosa e di coesistenza, ovviamente prima della riforma protestante. Quindi non è corretto dire che solo con la riforma protestante, con Lutero e gli altri, un'eresia, quella che dal punto di vista della Chiesa cattolica è un'eresia, viene accettata, viene ufficialmente autorizzata. Prima dei protestanti c'erano stati gli Ussiti che ottengono il riconoscimento. Ok? La Chiesa Nazionale Boema viene ufficialmente, attenzione, chiamata Chiesa Utraquista. Questo è il nome ufficiale. Ussiti, Fratelli Boemi, però il nome ufficiale di quelli che vincono le guerre ussite, cioè della parte moderata, è Chiesa Utraquista. Perché in latino utraque significa entrambe, l'una e l'altra, no? Utraque al femminile, ok? Perché utraque species, e species è femminile in latino. E utraque species significa entrambe le specie sacre. Questa era una delle caratteristiche più visibili degli Ussiti, cioè loro si comunicavano con entrambe, capite la comunione, con entrambe le specie sacre, non solo col pane, come fanno anche oggi i fedeli cattolici di molte altre versioni del cristianesimo, ma anche col vino, ok? Allora, e non era certo il prete che gliele dava, cioè facevano delle assemblee, dei riti religiosi in cui gli
ussiti, gli utraquisti prendevano da soli il pane, il vino e quindi facevano la comunione non solo col pane, con l'ostia, ma anche col vino. Non lo beveva solo il prete il vino, come succede nelle messe cattoliche di oggi, ma tutti i fedeli si comunicavano non solo con una, capite, ma con entrambe le specie sacre, utraque species, l'una e l'altra specie, cioè le specie sacre sono il pane e il vino, loro le prendevano tutte e due. Per questo il nome ufficiale di chiesa utraquista. È ovvio, come abbiamo detto, ma lo ribadisco alla fine, che lo ribadisco alla fine, che queste eresie anticipano la Riforma protestante e Lutero. E infatti anche nell'iconografia tradizionale Hus viene rappresentato come un anticipatore di Lutero sotto forma di cigno. Ci sono numerosi, per esempio, dipinti, numerosi quadri in cui Lutero viene rappresentato con un cigno accanto a sé. Questo cigno è Janus, il cigno è il simbolo di Janus. La Chiesa Nazionale Boema 1433 è la caratteristica di qualcosa, di un processo che vi ho già accennato, che appunto toglie potere e universalismo alla Chiesa Cattolica. Il fatto che si formano chiese nazionali. In molti stati d'Europa si formano chiese nazionali. Questa è una chiesa eretica rispetto alla Chiesa Cattolica, però vi sono chiese nazionali che invece sono cattoliche, ma sono nazionali, cioè ricordate come voleva fare Filippo IV il Bello, cioè sono chiese cattoliche che rispondono al sovrano e non alla Chiesa. Allora, attenzione, la Chiesa Nazionale Boema è una chiesa in Boemia, una chiesa nazionale che viene dal basso, no? Dalla predicazione dal basso, dalla rivolta dei popoli. Molto spesso però le chiese nazionali si costituiscono dall'alto. Le chiese nazionali sono proprio la caratteristica fondamentale del 400 dell'enorme perdita di potere, di prestigio del papato, della Chiesa romana, che non è più una Chiesa universale. La più importante delle chiese nazionali è quella francese, ovviamente, abbiamo già visto dai tempi di Filippo IV, poi il papato avignonese, il re di Francia voleva sottomettere la Chiesa francese. Nel 1438, dopo pochi anni rispetto al riconoscimento della Chiesa ussita, questo avviene ufficialmente in Francia. Il re Carlo VII, d'accordo? Il re Carlo VII costituisce la Chiesa Cattolica Nazionale Francese col nome importantissimo di Chiesa Gallicana. La Chiesa Gallicana sopravviverà nei secoli e darà un'impronta di autonomia al cattolicesimo francese. Il cattolicesimo francese dal 1438, se non da prima, è fortemente autonomo dal Papa. Forse per noi una sorpresa, dite, ma la Francia è un paese cattolico? Sì, è un paese cattolico, ma sin dalla fine del Medioevo, quando la monarchia francese diventa forte, è una chiesa cattolica francese, ma autonoma, che dipende in grande parte dal re di Francia e non dal Papa. Questa chiesa nazionale viene anche chiamata proprio chiesa autonoma francese, è la chiesa gallicana. 1438, ma resisterà nei secoli. Sarà riaffermata, come vedremo, anche dal simbolo dell'assolutismo nel 600, dal Re Sole, da Luigi XIV, che rischierà proprio lo scisma con il Papa. Lo scisma non ci sarà mai, ma si andrà vicinissimo, perché la Chiesa Cattolica non riconoscerà mai l'esistenza della Chiesa Gallicana, della Chiesa nazionale autonoma francese. Tuttavia non ci sarà mai uno scisma, a differenza di quello che avverrà con i protestanti, d'accordo? Chiesa gallicana significa che il re di Francia, non il Papa, nomina i vescovi. Quindi i vescovi saranno sempre, ovviamente, il re di Francia chi nomina i vescovi fidati, i vescovi saranno sempre di fiducia del re di Francia, ma significa anche che, attenzione, questo è importante, che gli editti del Papa non hanno automatica approvazione in Francia, cioè il Papa decide qualcosa, per molti paesi cattolici va bene, in Francia no. In Francia si deve prima riunire il concilio francese, ricordate, il concilio francese presieduto dal re,
E solo se il concilio francese, d'accordo, solo se il concilio nazionale francese della Chiesa gallicana approva a sua volta la decisione del Papa, quella decisione diventa operativa in Francia, altrimenti no. Quindi la Chiesa gallicana francese, presieduta dal re di Francia, può bloccare, inibire, rendere nulle le decisioni, gli editti del Papa in territorio francese. Quindi importantissima la chiesa gallicana francese. Ma attenzione che alla fine del 300, quindi ancora prima, alla fine del 300, anche in Inghilterra si era costituita una chiesa autonoma inglese, meno radicale della chiesa nazionale francese. Tuttavia, anche qui non si arriva a uno scisma, si arriverà dopo con la chiesa anglicana, ma lì saranno protestanti. Sto parlando di un'altra cosa. Alla fine del 300, anche in Inghilterra, il re si impossessa di molti privilegi togliendo la chiesa cattolica e controlla la chiesa cattolica inglese. Quindi vedete il declino della chiesa cattolica, del papato, com'è? Come istituzione universalistica è chiaramente espresso dalla nascita di queste chiese nazionali, d'accordo, in cui la chiesa che sia eretica come gli ussiti, che resti cattolica come in Francia, in Inghilterra, ma succede anche in altri paesi, viene comunque controllata dallo Stato e comunque si tratta di una chiesa nazionale, di una chiesa, sono cattolici, ma vogliono essere autonomi, almeno in molti casi autonomi dal Papa. D'accordo. C'è un'ultima cosa che devo dire perché dobbiamo concludere questo fatto, anche se la lezione è veramente troppo lunga. C'è un'ultima coda, ok? Abbiamo visto che il conciliarismo ha successo pure in Francia, no? In fondo la Chiesa gallicana che cos'è se non una forma di conciliarismo? Il Papa decide, però è il concilio francese, dei vescovi francesi, che deve ratificare la decisione, ok? Ma il conciliarismo a livello globale resiste o no? Noi abbiamo un altro concilio a Basilea dopo quello di Costanza, 1431. Vi ricordate, a Costanza si era deciso col Papa Martino V che deve essere il concilio, non il Papa, a guidare la Chiesa. Quindi è ovvio che il concilio deve essere indetto frequentemente, se no come fa il concilio a guidare la Chiesa? Quindi frequenti i concili. Quindi viene indetto un altro a Basilea nel 1431, viene indetto da Papa Eugenio IV, d'accordo? Eugenio IV dovrebbe sottomettersi al concilio di Basilea. Eugenio IV si ribella. Eugenio IV mette in discussione le dottrine del conciliarismo. Dice: no, io voglio essere io a capo della Chiesa, il Papa a capo della Chiesa, basta col conciliarismo. E qui avviene quindi uno strappo. Succede che i cardinali e i vescovi fedeli a Eugenio IV, capite che sono molti, si sono stancati del conciliarismo già dopo poco tempo, abbandonano il concilio di Basilea e spostano il concilio. Cioè Eugenio IV, capite, blocca, sospende il concilio a Basilea e dice: no, io devo ritornare a capo della Chiesa. Sposta il concilio negli anni successivi, prima a Ferrara, poi a Firenze e poi a Roma nel 1438 viene spostato a Roma solo per essere chiuso, perché le decisioni sono già state prese a Ferrara e a Firenze. E le decisioni sono, Eugenio IV dice, che lui o comunque qualunque papa torna a capo della Chiesa e il potere del concilio è nullo. Ok? E quindi, e così finisce. Cioè il conciliarismo dura pochissimo tempo. Il Papa ridiventa subito padrone della Chiesa. Succede che i papi conciliaristi a favore del conciliarismo rimasti a Basilea resistono, d'accordo? Nel 1403 non si sciolgono, nel 1439 eleggono un altro papa per l'ennesima volta, due papi contemporaneamente, un papa conciliarista. Però questa volta non si va molto lontano. Dopo un po' di tempo, questo papa eletto dai conciliaristi di Basilea nel 1439 si dimette e resta un solo papa, il papa romano, il papa centralista,
che non sarà più sottomesso affatto al concilio e governerà sempre da solo con poteri sempre più grandi. Questa dottrina della centralità del Papa Romano e della fine del conciliarismo viene sancita definitivamente nel 1449 da Papa Niccolò V. Da quel momento in poi, 1449, di conciliarismo non se ne parla più e i papi da soli, senza il concilio, a Roma continuano, ricominciano a governare da soli la Chiesa e sapete come va a finire nell'epoca dell'umanesimo, del Rinascimento. Papi sempre più ricchi, papi sempre più corrotti. A volte dei veri e propri criminali come Alessandro VI, che commissionano gli artisti a Raffaello, a Michelangelo, tante belle opere d'arte, ma la Chiesa Cattolica, come sapete, nel Rinascimento scivola nella corruzione, nell'arricchimento, negli abusi più disdicevoli. E quindi la sconfitta del conciliarismo è la vittoria del Papa, Papa Romano, nel senso del Papa che ha potere assoluto della Chiesa, porteranno all'aumento ancora di più della corruzione e delle deviazioni all'interno della Chiesa. A partire da questo Papa, abbiamo visto Niccolò V, 1449, nessuna riforma della Chiesa sarà fatta, sarà neanche più tentata. Qual è il risultato? Il risultato è che nel 1517 Lutero e i protestanti si ribelleranno a questa situazione e mezza Europa se ne andrà, si dividerà dalla Chiesa Cattolica e lascerà per sempre il Papa. Ma questa è un'altra storia, un altro argomento. Continuate a seguirmi. Grazie e buonasera.